Allora, ultimi secondi di gara, siamo qua con Davide. È finita purtroppo all'ultimo secondo, vediamo se per caso dice così, testa bassa. Testa bassa per i giocatori dell'Ardes. È stata proprio una vera beffa, perché quando mancavano 4 secondi alla fine un giocatore dei biancoverdi ha tentato di prendere il pallone e ha fatto un fallo al centrocampo che l'arbitro ha sanzionato con calcio di rigore. Beh, comunque adesso vediamo un po' cosa... No, ma la squadra si mette lo stesso incerto. Che era così, ma non si è speccato le cose. Commento tecnico, vai. E guarda, dai, ultimo passo. Sì, vabbè, non sappiamo più cosa io dire. Alla fine mi dispiace tanto per Nicola, che ha giocato poco. Ha giocato poco e anche questa sera c'è stato uno screzio con il tecnico. Ma aspettiamo un attimo che arrivi Nicola, perché sembra che ci sia. Siamo pronti per l'intervista. Mi sembra un giocatore di wrestling qua. Sì, okay. Sembra John Cena, da distante sembra John Cena. Cosa fa? Allora, è contento della sconfitta. Subito Davide ha il microfono, vai. Facciamo il collegamento. Sta a firmare subito così. E lo fa. Forse la sconfitta che brucia, non riesco a tenermi, è tutta colpa dell'allenatore. Adesso io vorrei fare l'avvocato del diavolo, però sempre alla fine secondo me è una difficoltà psicologica che è creata esclusivamente dal coach. La colpa è tutta sua, scarica, sostituzioni sbagliate, un disastro. La squadra, la colpa non è di un giocatore, serve un cambiamento. Lei che è il leader della squadra, nello spogliatoio che aria si respira. Sì, adesso vado e poi vedo. Tanta amarezza. Ma c'è ancora Vianello in campo? Ah, sì, rimarrà purtroppo perché la squadra è con lui, la maggior parte della squadra è con lui. Che dire? Ci rivedremo l'anno prossimo. Ma no, aspetta, io una domanda, il numero 14 come mai aveva i calzetti rosa? Perché gli è nata la figlia 2 settimane fa. Questo lo sapevamo ed era già inserita nella... Un saluto dal quale Ligera, da Davide. Grazie.